Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione e bentornato all'ospite di questa sera che è il presidente della Camera di Commercio di Pescara, Daniele Becci. Buonasera, buonasera, bentornato, buonasera. Presidente. Becci è reduce, così come altri suoi colleghi presidenti degli altri enti camerali abruzzesi, dall'inaugurazione di Casa Abruzzo che c'è stata a Milano all'Expo sabato scorso, sì. E si è svolto tutto al nord, perché mentre il Teramo vinceva il campionato di Lega Pro a Savona, a Milano si inaugurava Casa Abruzzo. Che esperienza è stata? E che esperienza sarà soprattutto? Allora, intanto cominciamo col fare gli auguri, ma veramente di cuore, e un grandissimo abbraccio al grandissimo Campitelli, perché hanno fatto un miracolo a Teramo, una grande impresa sportiva, e di quelle imprese che nessuno si aspetta, e quando riescono si ricorderanno per tanti tanti anni. Oggi sono arrivati anche i complimenti del Milan alla sede, a firma di Galliani. È sicuramente motivo d'orgoglio per tutto l'Abruzzo. Per quello che riguarda invece la due giorni milanese, credo che finalmente inizia questa grande vetrina sul nostro paese. La stavamo aspettando, ci abbiamo lavorato parecchio, il sistema camerale assieme alla Regione Abruzzo ha messo in piedi questa lunga carovana che ci accompagnerà per i prossimi 6 mesi, dove le nostre aziende... Queste sono le immagini, nel frattempo. Sì. Dove le nostre aziende appunto avranno la possibilità proprio a Casa Abruzzo di incontrare tutta una serie di figure, di buyers, una serie di operatori commerciali molto importanti esteri, selezionati su indicazione delle stesse aziende, per cui ci sarà opportunità di allargare i propri business, di conoscere nuove realtà e soprattutto di capire bene quali possono essere le opportunità per i prossimi anni. Ma per incontrare, la domanda è questa, nel senso che viene, come diceva qualcuno, spontanea, ma per incontrare i buyers, come dice lei, o coloro che sono, sì, interessati ad effettuare degli investimenti in Abruzzo, c'è bisogno di fare Casa Abruzzo, aspettare l'Expo, non ci si può muovere prima? Domanda stupenda. Allora, l'Expo è un'opportunità che noi abbiamo, perché lei, come avrà sentito, saranno 11 milioni ad oggi, sono circa 11 milioni i biglietti venduti per Expo, per cui saranno 11 milioni che gireranno un po' da tutto il mondo, e in particolare gli operatori dei vari settori. L'agroalimentare, essendo il tema dell'Expo, sarà un tema assolutamente di prima linea. Noi sull'agroalimentare siete in prima linea, ecco. Stiamo andando bene, per cui dovevamo obbligatoriamente essere lì. Sull'agroalimentare vedo che gli hanno dato sotto, si mangiava presumo anche bene. Per tutto il resto c'è un'attività che noi facciamo come Camera di Commercio col centro estero, dove organizziamo diciamo con una certa frequenza incontri con affiancati anche da istituti di credito, facciamo incontri sempre con buyers, perché la formula che oggi le aziende vogliono e che ci richiedono è appunto quella di incontrare gli operatori stranieri, i cosiddetti buyers. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo interrotto un po' la moda delle fiere, perché le fiere sono estremamente dispendiose, e poi ormai la fiera con il successo di internet, l'invadenza di internet, ormai la fiera ha perso quella che era la sua caratteristica, cioè di presentare, di far conoscere i propri prodotti. La fiera oggi è un motivo di immagine per l'azienda, si va in fiera perché ci devo essere. Però ci sono, e chiedo scusa se la interrompo, ci sono delle fiere, restando a Milano, che tirano ancora, il Salone del Mobile per esempio, una vetrina eccezionale. Ma le faccio, sa, l'unica fiera che ci chiedono gli operatori abruzzesi, che forse è una delle più frequentate, con una media di circa 30 aziende che ogni anno vi partecipano? Tokyo. Cioè, noi, le aziende abruzzesi, se lei fa un'indagine, troverà che i primi mercati restano i classici, il mercato tedesco, il mercato nordamericano,
va fortissimo i paesi del BRIC, cioè Brasile, Cina e via dicendo, India e via dicendo, Corea che sta crescendo tantissimo, ma il Giappone, la fiera di Tokyo che si svolge, se non sbaglio, a ottobre tutti gli anni, le garantisco che è una fiera a cui gli operatori non rinunciano, evidentemente hanno trovato una formula tale che dove le imprese trovano assolutamente un vantaggio parteciparvi, per cui noi ogni anno la riproponiamo, però le ribadisco, la formula che le imprese ci chiedono è soprattutto informazione, conoscenza e seminari affiancati da istituti bancari e con, alla fine dei seminari, l'incontro con gli operatori stranieri, con i compratori, perché vogliono che i compratori vengano qui e noi condividiamo questo nuovo modo di pensare, perché le nostre aziende si incontrino direttamente e trattino direttamente con i buyers stranieri. A proposito di Corea, sa che il suo amico Razzi il 28 di questo mese porterà 5 o 6 aziende in Corea del Nord, questa volta non del Sud. Io parlavo del Sud. Lei parlava del Sud, lo so. Però porterà 5 o 6 aziende in Corea del Nord per aprire degli stabilimenti lì. Ma guardi, Razzi è un personaggio straordinario, è un uomo che, al di là adesso di tutto quello che conosciamo, della caricatura dove qualche comico ci si è fatto la carriera e via dicendo, io devo dire che Antonio ha una capacità tale che riuscire a entrare in un mondo chiuso, avere quasi la possibilità, il lascia passare continuo in Corea del Nord, un paese assolutamente chiuso a qualsiasi tipo di contatto, vuol dire che deve assolutamente avere dei rapporti tali da potergli permettere addirittura di portare aziende. Ma lei non sa l'ultima che ha fatto a proposito della Corea del Nord? E a proposito dell'Expo, all'Expo c'è il padiglione della Corea del Nord, sì. C'è una fondazione delle ceramiche artistiche italiane, fatte da tutti i comuni che producono ceramiche artistiche in Italia, che nessuno ha voluto ospitare, che avevano fatto una parete di ceramiche artistiche, fatte, sì, a mano, dipinti a mano. Sa quale padiglione ospiterà gratuitamente? Corea del Nord. Certo. Attraverso l'interessamento di Razzi, è incredibile. Guardi, io le dico la fantasia. Ed è un prodotto dell'eccellenza italiana, la Maioli. La nostra fantasia in Antonio Razzi, la capacità, ecco, di inventarsi cose nuove. In Antonio questa capacità è assolutamente una sua dote. Poi lui ormai, con la sua faccia assolutamente che buca gli schermi, si è creato ormai un alone di notorietà e di simpatia, diciamocelo francamente, che gli apre un po' tutte le porte. Per cui un'iniziativa fatta da Razzi sa sicuramente di una cosa fatta in modo genuino, in modo spontaneo, e viene, credo, anche apprezzata dalla gente. Senta, torniamo invece alle Camere di Commercio e a quello che sarà, sì, quella che sarà la missione a Milano durante questi 6 mesi di Expo, perché quella di sabato è stata così l'inaugurazione, un primo approccio, però adesso quali sono i progetti e i programmi, sì, per Casa Abruzzo e anche per il padiglione Italia all'interno dell'Expo? Su questa sua domanda, che trovo assolutamente centrata, e le spiego perché. Perché c'è stata e continua a esserci un po' di confusione. Il padiglione Italia ha degli spazi che ciclicamente potranno essere usati dalle varie regioni. L'Abruzzo a luglio. L'Abruzzo, esattamente. Ma il padiglione Italia non è che venga dedicato a qualche territorio, regione o via dicendo. L'Expo è una vetrina di tutti i paesi del mondo, dove ogni paese espone quelle che sono le sue caratteristiche, le sue griffe. Noi avremo sicuramente lì Armani, Ferrari, avremo queste griffe eccezionali, l'alta moda la farà un po' da padrone, la tecnologia italiana. Beh, in Abruzzo siamo coperti bene, abbiamo Brioni per esempio. Esattamente, esattamente, anche se Brioni purtroppo lei sa che sì, è stato venduto, però quantomeno noi consideriamolo ancora abruzzese. Però adesso, al di là di questo, Expo è questo, è una vetrina paese, è una grande vetrina paese. Però con la pasta siamo competitivi. Assolutamente, infatti
Ceco sicuramente, che è un marchio di assoluto livello, sarà, ci sarà lì. Ma le grandi aziende non hanno bisogno del sistema camerale, le grandi aziende agiscono in proprio, tanto è vero che vorrei ricordare che i grandi marchi italiani che sono sponsor, gliene dico uno per tutti, perché il mio amico Luigi Angelucci, funzionario di primo livello di Telecom, mi ha detto che Telecom ha finanziato, ha sponsorizzato l'Expo con una cifra che a noi risolverebbe tanti problemi, con 41 milioni di euro, per farli capire a che livello siamo, di cosa stiamo parlando. Dove dobbiamo essere bravi noi come sistema? Ho capito perché mi sono aumentate le bollette del telefono di Telecom. Dove dobbiamo essere bravi? Ma non ci sarà solo Telecom, ce ne saranno tanti altri marchi importanti. Dove dobbiamo essere assolutamente bravi noi nel far emergere la capacità e la qualità delle nostre piccole aziende? Dobbiamo essere bravi in quelle che sono le posizioni laterali all'Expo. Casa Abruzzo sarà per noi un grande laboratorio, dove ci sono già, il sottosegretario D'Alessandro ha presentato il calendario, ci saranno manifestazioni come il AMA, dove tutti i nostri vini, i nostri grandissimi vini verranno questo presentati. È il suo collega Gian Domenico Di Sante, sì. Eletto presidente freschissimo, a Teramo, freschissimo. Presenteremo i nostri vini, le nostre eccellenze vitivinicole. Ci sarà Mediterranea, ci sarà un'edizione mediterranea a Milano con i nostri prodotti, olio, vino, pasta e via dicendo. Dopodiché il sistema camerale in particolare ha selezionato un certo numero di aziende in collaborazione con la regione Abruzzo, parlo di circa 300-350 aziende, alle quali noi daremo queste opportunità su un'indagine di mercato fatta prima che partisse l'Expo. Cioè le aziende ci hanno detto: vogliamo incontrare buyers della Germania, dei paesi dove loro hanno più mercato. Per cui noi li agevoleremo facendo incontrare proprio questi tipi di figure, che permetteranno alle nostre piccole aziende in particolare di essere presenti su una vetrina così importante mondiale che ci sarà nei prossimi 6 mesi, e di incontrare buyers di primissimo livello che potranno verificare la qualità dei nostri prodotti e commercializzarli direttamente con i titolari delle nostre piccole imprese. La scelta di aprire Casa Abruzzo è stata una scelta politica. Assolutamente. Richiesta in particolare dalle Camere di Commercio. Richiesta in particolare dalle Camere di Commercio. E voglio ancora una volta, mi perdoni, ringraziare la Regione, perché noi abbiamo pressato parecchio per avere questo tipo di posizione su Milano. Ed era questo che dove volevo arrivare. La scelta anche del luogo, che è in una zona, diciamo, che se uno deve aprire qualcosa che tratti di cibo o di avere visibilità, Brera è sicuramente... Beh, la zona migliore a Milano dove poter aprire questo. Ecco, anche sulla zona avete chiesto... Le posso dire molto francamente che all'inizio si era pensato a una posizione di assoluto prestigio come via Solferino, dove lei sa... C'è il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport. È la Gazzetta dello Sport. Però via Solferino è a 2 passi da Brera, cioè proprio lì dietro. Sì, però quello che conta per questo tipo di attività, siccome saranno, come lei ha ben detto, ci sarà una vetrina questa, ci saranno anche dei prodotti esposti che si potranno anche assaggiare. Noi avevamo bisogno di un punto dove ci fosse passaggio. Dove siamo noi si stimano 100.000 passaggi al giorno, per cui lei capisce bene... Via Solferino è stretta... Non solo è stretta, ma è poco... Cioè Via Solferino è frequentata da chi ci lavora. Brera invece è frequentata da tutto il mondo. Brera è frequentata da tutto il mondo. Solo lì attorno a noi credo ci siano una decina di locali che sabato sera, quando eravamo lì insieme al Presidente D'Alfonso, al Sottosegretario D'Alessandro, al Presidente Legnini... Era un brulicare, oltre alla nostra numerosa presenza di abruzzesi e alle manifestazioni folcloristiche tipiche del nostro Abruzzo, ma c'era un via vai impressionante. Poi lei prima ha parlato di Armani, via Borgonuovo è a 20 metri, via Monte Napoleone a 100 metri. Siamo nel cuore di Milano. È nel cuore di Milano. Nella parte più commerciale.
e mi passi anche un termine, più nobile di Milano, nobile nel senso con maggiore potere d'acquisto, dove gli stranieri, soprattutto quelli con una certa potenzialità, fanno quel giro frequentando quel tipo di strade che lei ben diceva, vedo che è un buon conoscitore, no, di Milano. Diciamo che la conosco abbastanza bene Milano. Quindi. Per cui quella è una zona che, soprattutto per chi va a Milano, per chi va a fare shopping a Milano, per chi ha la possibilità di passare qualche ora tranquillamente a Milano, in quella zona ci passa. Sa chi ci abita in quella zona, al no, di là di Armani, devo dire, visto che c'è il palazzo Armani lì, che è tutta via Borgo Nuovo, ci abita Tronchetti Provera, in quella zona lì, quindi ecco, vedremo qualcuno che potrebbe essere interessante. Dovrà avere un po' di pazienza, perché lo disturberemo un pochino, perché noi contiamo di fare parecchio movimento. Che numeri pensate di fare? Guardi, stiamo parlando, io le posso dare solo i numeri delle aziende che porteremo, se si concluderanno a Frari, e si concluderanno sicuramente, mi auguro semplicemente che sia un numero che ci stupirà. Quello che ci interessa, devo dire, c'è anche un aspetto culturale da questo punto di vista, a noi interessa anche la crescita delle nostre aziende, perché come ho avuto modo di parlare con lei anche più volte quando ci siamo visti, la crisi del 2009 fino ad oggi che ci ha colpito ha portato a un crollo del mercato interno. Le piccole aziende italiane, le piccole e medie aziende italiane, quelle che a tutti i costi non hanno voluto chiudere, hanno guardato all'estero, come è normale che fosse. Molte di queste non erano assolutamente preparate al mercato estero, mercati molto complessi, però se andiamo a leggere, molto più semplici del nostro mercato. Però c'è stata e c'è ancora necessità di formazione, di informazione, tanto è vero che stamattina ho incontrato il direttore generale di Banca Marche, gli ho proposto un seminario perché la stessa Banca Marche si è detta interessata a collaborare col centro estero delle quattro camere di commercio abruzzesi, per cui noi spingiamo, ecco, a questo tipo di formula, banca, dati sul paese che si vuole, di cui si vogliono informazioni o dove si vuole andare a portare i propri prodotti, ecco, dare la possibilità di conoscere le normative e via dicendo, serve per elevare il livello culturale delle nostre aziende, che non erano soprattutto abituate all'approccio straniero. L'approccio straniero ha necessità di un studio e di una piattaforma di informazioni che bisogna assolutamente conoscere. Ecco, non roviniamoci questa prima parte, che alla quale manca poco, poi nella seconda invece parleremo dei problemi. La missione, la mission più importante in questo momento è far capire a tutti coloro che visiteranno Casa Abruzzo che la nostra regione non è più soltanto arrosticini e pastorizia, ma c'è dell'altro, c'è molto di più dietro. Direi che c'è molto molto di più. Dimentichiamo spesso in Abruzzo che è il quinto polo industriale italiano. E nella Val di Sangro. Certo. Forse molti se ne dimenticano. Molti se ne dimenticano. Cioè, noi non siamo, sì, guardiamo al nostro passato, alle nostre tradizioni, ma oggi il livello di crescita delle nostre aziende è ribatto sull'agroalimentare, soprattutto nel Chietino. Abbiamo una presenza altamente qualificata e altamente, mi passi il termine, tecnologica, pur se parliamo di agricoltura e di vitivinicolo. Io vorrei ricordare che una delle più grandi cantine sociali italiane è a Tollo, quindi abbiamo realtà industriali assolutamente importanti, ma abbiamo una qualità di nicchia fatta anche di prodotti assolutamente biologici. Il nostro biologico è assolutamente un prodotto che ormai ha una sua collocazione anche, ed è conosciuto come target anche all'estero. Ecco, riusciamo a mettere insieme industria, agroalimentare, e non dobbiamo avere paura assolutamente, non dobbiamo temere, le due cose possono tranquillamente convivere. Senta, visto che lei c'era, ci sono stati dei pettegolezzi, dei rumors in giro, è vero che Camillo D'Alessandro ha visto Belen e ha provato a tirarla dentro a Casa Abruzzo, a portarla? Guardi, se io avessi visto Belen me ne ricorderei sicuramente. Non ho avuto la fortuna di essere presente. Non l'ha vista? No, lei, no. Io non l'ho vista. Quindi, purtroppo. Purtroppo. Meglio per D'Alessandro se l'ha vista, mi auguro non fosse in compagnia della sua signora. No, ma lì l'interesse era per sì, fare promozione. Ero leggermente, cercavo di essere simpatico. Ma tutti coloro che erano dentro Casa Abruzzo,
Abruzzo erano abruzzesi oppure erano anche visitatori? Guardi, io ho visto una presenza abruzzese veramente importante, a livello istituzionale credo ci fossero assolutamente tutti. Poi è chiaro che in un'occasione del genere ci sono tantissimi invitati, le faccio un esempio, io personalmente avevo invitato il mio amico, c'era il questore di Milano, io avevo invitato il mio amico questore di Alessandria, il dottor Mario Della Cioppa, che invece in quel giorno purtroppo ritornava a Pescara, per cui non me la sono neanche sentito di insistere. Poi è venuto anche Pisapia, ho visto. È venuto Pisapia, cioè c'era il presidente del Consiglio regionale Lombardo, insomma devo dire che è stato organizzato in modo molto molto importante. Bene, ci fermiamo, poi ripartiremo nella seconda parte e vedremo un po' le cose che non vanno in questo momento per quello che riguarda le aziende. Linea regia. Visto che dobbiamo parlare delle cose che non vanno, riallacciamoci per un attimo, Presidente Becci, all'Expo, no? Perché poi due settimane fa è venuta fuori tutta quella polemica dell'aereo privato per andare a Milano, lei era presente. Ognuno pagherà il suo, chiuso il discorso. Ognuno pagherà il suo, finito. Questo l'ha già detto il sottosegretario D'Alessandro, quindi... Finito. Non ci sono polemiche che tengano sotto questo aspetto. Personalmente non mi interessa. Lei invece poco fa ha detto che ha incontrato questa mattina il direttore generale di Banca Marche, un istituto di credito che ha diciamo anche qualche difficoltà, è commissariato, sì. Ricorda un po' la vicenda di Banca Tercas, Banca Caripe, eccetera. In che situazione siamo? Dal punto di vista creditizio in Abruzzo, siamo in un periodo nero? Beh, guardi, c'è l'ultimo dato, è proprio di ieri mi pare, c'è un aumento del 50% sulle erogazioni di mutui a favore di coloro che vogliono acquistare immobili. Tenga presente che di questo 50% il 70-80% sono mutui rinegoziati, cioè il fatto di avere la possibilità... Quindi non ci sono nuovi mutui? Sì, diciamo sono in minima parte, sono in parte minore. E stamattina il dottor Gobbi, non ricordo bene il nome, abbiamo un po' parlato, lui ha voluto un po' conoscere quella che è la situazione della nostra regione, di Pescara in particolare, ma insomma c'era poco da aggiungere a quello che già sapesse, così come io mi sono informato sulla situazione della banca. La banca, credo, da quello che mi dice il direttore generale, dopo l'estate dovrebbe chiudere il suo periodo di commissariamento e tornare a una libertà di movimento assoluta. Così come il sistema bancario abruzzese, in particolare quello che faceva lei riferimento, il gruppo Tercas Caripe, credo che adesso sia un po' finita. È passata la nottata. È passato il periodo di ambientamento, credo che nei prossimi mesi il gruppo bancario, l'istituto di credito Tercas Caripe comincerà a tornare ad essere molto presente sul territorio, più di quello che adesso sicuramente c'è necessità per tornare alla cosiddetta ripresa anche di una presenza più diciamo importante da parte del sistema bancario, non dimenticando io per primo che il sistema bancario è un'impresa come un'altra, per cui deve fare i conti con quelle che sono un po' le condizioni di mercato. A proposito di ripresa, di questi dati che il governo Renzi continua a snocciolare e continua a parlare di ripresa, di aumento del PIL in questo periodo, lei ci crede oppure è scettico? Guardi, io credo in una cosa, credo nel lavoro e credo in una programmazione che deve essere fatta meno di chiacchiere e più di fatti. Mi spiego meglio. Ci stiamo abituando in questo paese alle politiche dei grandi annunci. Noi abbiamo necessità di politica sana, di politica che si rivolga all'economia, quella reale, non quella virtuale, quella fatta dai numeri, dai grafici e del mercato finanziario. Noi abbiamo necessità di riaffiancare una istituzione di questo paese che si chiama impresa, che si chiama azienda.
l'unico mezzo per combattere un fenomeno che non è di un paese civile come il nostro, cioè i forti numeri della disoccupazione che ormai stanno raggiungendo livelli da record ed oltre, e mi riferisco in particolar modo a quello dei giovani che ha raggiunto numeri indescrivibili. Per fare questo, per riassorbire al mercato del lavoro i nostri giovani in particolare e quella fascia di anziani, tra virgolette, perché a 50 anni non si è anziani, c'è necessità di supportare le aziende di questo paese. Negli ultimi anni, dal governo Monti in poi, l'obiettivo e l'erosione che c'è stato con un livello di tassazione che ormai ha raggiunto livelli, ripeto la parola, livelli incredibili, non è più sopportabile. Noi siamo arrivati al paradosso che le imprese italiane trasferiscono la loro sede legale in Svizzera. Le ho detto tutto, perché in Svizzera si pagano meno tasse che in Italia. Il livello di tassazione del nostro paese, dove purtroppo però è presente anche un'elusione, un'evasione importante, noi dobbiamo raggiungere un punto di equilibrio. Non è più accettabile, non è più accettabile che chi voglia operare in questo paese non abbia più le condizioni, perché il sistema burocratico, lo conosciamo tutti, portare avanti una cosiddetta pratica nel nostro paese richiede dei tempi assolutamente incivili. Noi dobbiamo stare nel mercato europeo non a chiacchiere, ma avere le stesse condizioni che ha un'impresa tedesca, che ha un'impresa olandese, che ha un'impresa francese. Perché altrimenti siamo fuori mercato. Perché? Guardi, le faccio i complimenti, io volevo arrivare a questo ragionamento, lei mi ha anticipato. Le imprese italiane sono fuori mercato, perché quando io ho un costo del denaro che non è più accettabile, per quanto sia stato abbattuto, ho dei tempi di risposta da parte della pubblica amministrazione, le ribadisco, le risottolineo, incivili, non ho mai risposte, le do solo un dato. Se lei fa scrivere a uno stesso giovane, a un'impresa tedesca, chiedendogli di essere assunto, e a un'impresa italiana, vedrà qual è il livello di volgarità che il nostro mercato ha raggiunto. L'impresa tedesca nel giro di 15 giorni, che sia sì, che sia no, che voglia fare un colloquio, le darà una risposta. La sfido a vedere se avrà risposte dall'impresa italiana. Anche le nostre aziende, faccio autocritica, si sono un po' adagiate su una tendenza del nostro paese assolutamente non in linea con i parametri europei. Ma anche perché la politica del lavoro e soprattutto la politica di agevolazione del lavoro nei confronti dei giovani non è certamente aiutata, nel senso che un'impresa... Se non c'è mercato, lei mi può dare tutte le agevolazioni per le assunzioni che vuole, ma se non c'è mercato, cioè se la gente non compra, se la gente non spende, di che cosa parliamo? Si assumono le persone, che siano giovani, che siano anziani, perché ci sono posti da ricoprire, c'è necessità di implementare l'azione di un'azienda, allora io assumo personale, assumo muratori perché devo costruire case, assumo commessi perché devo vendere prodotti. Se non c'è chi compra le case, se non c'è chi compra abbigliamento e via dicendo, perché dovrei assumere? Quindi, le ritorno al discorso di prima, occorre da parte del governo centrale una politica di supporto alle aziende di questo paese. In questi anni noi abbiamo prodotto qualcosa di, assolutamente io dico, di omicida, che i cosiddetti concordati in bianco, i concordati in continuità, ogni concordato che lei sente che sarà approvato si porta il fallimento e la chiusura, da, a seconda dell'importanza del concordato, da 50 aziende artigiane a 150 a 200. Noi siamo in un paese un po' in confusione, glielo dico molto francamente. Abbiamo necessità di ritrovare una linea dove lo Stato deve rispondere alle necessità delle aziende, la giustizia deve avere dei tempi certi, non è possibile avere tempi biblici come ci sono da noi, ma le dico molto francamente, i procedimenti amministrativi non possono essere così lunghi, e guardi, è inaccettabile, non è possibile. Senta, in provincia di Pescara, al di là del comparto edilizio, qual è quello che soffre di più?
il commercio normale. Guardi, quando... per far capire ai telespettatori, quelle imprese che si rivolgono, che hanno il core business, la maggior parte della loro produzione che va verso l'estero, quelle imprese sono imprese che hanno una prospettiva. Le imprese che si rivolgono al mercato interno, glielo dico senza girarci attorno, in questo momento credo che la stragrande, ma la stragrande, stragrande maggioranza sia in grandissima difficoltà. E se dovesse continuare così, poi la percentuale, il numero dei disoccupati tra i giovani continuerà ad aumentare, quindi come si fa a dire per esempio che la produzione è tornata ad aumentare e che il paese è in via di ripresa? Guardi, la ripresa in questo paese in questo momento non c'è. Ci dicono i numeri che il prossimo anno 2016 dovremmo avere più di un punto. Ma sono tre anni che si dice che il prossimo anno... con gli annunci, gliel'ho detto prima, non si va da nessuna parte. Per ritornare a numeri importanti di crescita, per tornare a occupare i giovani, dobbiamo tornare a guardare al mondo dell'impresa in modo più amichevole, mi passi questo termine. Oggi l'impresa è vista in questo paese in modo quasi come un nemico. L'impresa, sicuramente molti imprenditori, e no, io non glielo nego, molti di noi hanno commesso degli errori e non c'è assolutamente da nascondere nulla. Però occorre uno Stato più presente, non solo nel reprimere, ma anche nel rispondere rapidamente a quelle che sono le esigenze del mercato e delle imprese di questo Paese. L'ente che lei presiede si chiama Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Sì. Ecco, l'ultima parola, agricoltura, può essere la parola magica, quella che potrebbe attirare un po' di più le attenzioni e soprattutto cominciare a riprodurre lavoro? Guardi, i numeri positivi sono in quel settore, che sia l'industria, che sia, quando parliamo di grandi realtà, De Cecco e agricoltura, certo. Al di là che il processo sia industriale, però parliamo di qualcosa che riguardano i prodotti della terra. Dopodiché abbiamo una marea di piccole imprese che vanno dal vitivinicolo, dall'olio, formaggi, è inutile che le rifaccia l'elenco della spesa. Noi in questi anni abbiamo visto, soprattutto sul vitivinicolo, una crescita importantissima dovuta alla qualità anche dei nostri imprenditori. Se lei immagina semplicemente, se lei pensa, non immagina, che oggi le esportazioni del vino pareggiano quelle della pasta, le dico che siamo all'incredibile. Tenga presente che la pasta in Abruzzo... Due facce della stessa medaglia, assolutamente, però. Assolutamente, assolutamente. Tenga presente che un'azienda come De Cecco, stiamo parlando di una primissima azienda nazionale. Di un colosso. Di un colosso, stiamo parlando di una qualità, di un marchio importantissimo. Il fatto che il vino, con tutti questi imprenditori di qualità, lì c'è stato un cambio generazionale, glielo dicevo prima dell'inizio della trasmissione, c'è stato un cambio generazionale importante, non faccio nomi perché non è giusto, ma ci sono tutta una serie di giovani imprenditori che hanno avuto il coraggio di investire in strutture, infrastrutture, in personale altamente qualificato. Ricordiamoci che per fare del buon vino ci vuole qualcuno che mi insegni come devo fare la botte, come devo coltivare, come devo tirare su le vigne, quindi occorrono persone, figure che per averle occorrono numeri importanti. Grandi professionalità. Grandissime professionalità. Allora vuol dire che in questo campo in particolare ci sono state figure di tale e tanta qualità che sono stati capaci in questi anni di crescere e portare un'industria che era quasi folcloristica, mi passi il termine, fino a qualche anno fa. Oggi stiamo parlando di un'industria, di un settore di assoluta qualità. Il nostro vino oggi è riconoscibile a tutti i livelli, lei lo trova in quasi tutto il mondo perché ci sono ancora degli spazi da conquistare, ma soprattutto stiamo guadagnando piano piano sempre piccole quote di mercato che ci rendono sempre più importanti, più visibili e soprattutto mandiamo in giro una parola che abbiamo necessità di veicolare e pubblicizzare, mi passi il termine sempre di più, Abruzzo. Noi abbiamo necessità di farci conoscere come territorio abruzzese, come Abruzzo, ci dobbiamo far conoscere meglio, perché abbiamo una qualità che noi stessi forse non conosciamo bene.
l'apprezzano più da fuori che dentro il nostro Abruzzo. L'Italia è un paese contadino e le politiche sociali nei confronti degli agricoltori non dovranno smettere mai, ma dovranno essere sempre più rafforzate. Sai chi l'ha detta questa frase? No. Benito Mussolini nel 1922. Quindi questo per farle capire che la storia poi, al di là delle dittature e dei vari governi che si sono succeduti, la storia del nostro paese è legata da un filo conduttore che... Guardi che la qualità della nostra agricoltura, noi siamo stati agricoltori fino ai primi anni 60, poi dopodiché abbiamo... Poi il boom industriale ci ha rovinato. Il grande boom industriale. E tra parentesi ci fu una scelta precisa in Italia di fare la metalmeccanica, pensi a Taranto di fare i laminati per le industrie automobilistiche di tutta Europa, ci fu una scelta sul settore chimico, pensi a Marghera, Bussi, che ci hanno lasciato qualche ricordo. Oggi però non è che bisogna tornare indietro, dobbiamo riscoprire un po' che la qualità dei nostri prodotti, perché per avere prodotti agricoli così di alta qualità occorre anche un territorio adatto, e noi questo territorio è assolutamente e adatto. E allora perché non favorire questa politica? La politica agricola? Anche perché non è che deve essere favorita perché il passato, deve essere favorita perché è quella che sta dando risultati, quindi va supportata con politiche assolutamente che supportino questo tipo, queste categorie di imprese. Io credo che il prossimo PSR, che sarà mi pare 2016, adesso non vorrei sbagliare di anno, il prossimo triennale del PSR sarà molto importante per una definitiva maturazione del nostro settore. Anche perché è inutile continuare ad investire su dei rami secchi e che poi magari si corre il rischio di perdere dei soldi. Puntiamo a questo punto su quello che è il settore che più rende. Allora, la grande industria, quella che è arrivata, difficilmente tornerà. Quella che è arrivata c'è. Val di Sangro è un polo assolutamente europeo, all'avanguardia. La Sevelli a testa, Sevelli, la Honda, eccetera. Allora, diciamo che lì abbiamo una realtà importante. La grande industria va dove gli conviene. Non si dimentichi. Non dipende da noi. Dipende da noi. Prenda il tessile, se lei va nell'area industriale di Belgrado, trova le più grandi industrie, da Yamamay a Calcedone a Pompea, la Golden Lady che era qui da noi, sono tutti lì. Quelle che una volta erano in Val Vibrata, nella zona nord. C'era una realtà importante anche giù a Gissi, se non sbaglio, da quelle parti. Allora, noi non ci dobbiamo meravigliare di questo, la cosiddetta globalizzazione, la grande industria che ha grandi possibilità, va dove... la produzione gli costa di meno. Costa di meno. E può piacere o non piacere, ma la regola purtroppo, la regola è questa. Io sono libero ad andare dove voglio. I bilanci delle aziende sono fatti da costi e da ricavi. Assolutamente, quindi non diminuiscono i costi, c'è poco da discutere. Aumenta il rapporto e quindi l'utile cresce. È inutile che si faccia i moralisti, tutto questo, lasciamolo perdere. L'imprenditore non è un filantropo. Laddove però abbiamo realtà importanti come il nostro settore agricolo che può raggiungere livelli industriali, lascio poi alla fantasia di ognuno di noi, allora noi dobbiamo favorire, perché le condizioni che abbiamo qui in Abruzzo non è che le possiamo trovare ovunque. Le nostre produzioni, date da determinate condizioni morfologiche di temperatura, di qualità dell'aria e via dicendo, l'acqua del Gran Sasso, l'acqua della Maiella, cioè quelle cose che Dio ci ha dato, lì c'è poco da discutere. Se vuoi quel tipo di qualità, è questa la zona di produzione. Per cui vanno incentivate questo tipo di attività, sicuramente cercando di far sì che le nostre imprese possano operare con la maggior serenità possibile. Tradotto, non è possibile, come ho letto nelle ultime statistiche, che un'impresa italiana, artigiana italiana, lavori fino al 7 di luglio per pagare le tasse allo Stato e dall'8 di luglio pensa a guadagnare per se stessa. Sono condizioni invivibili. L'8 di luglio comincia a coprire i debiti perché ha dovuto pagare gli stipendi, alle spese dei costi, deve sostenere i costi di produzione. Mi permetto di insistere sul livello di tassazione del nostro paese, che
non è accettabile, non ci farà tornare proprio per la tipologia di impresa, perché guardi, il 92% delle imprese di questo paese sono piccole e medie imprese ed è una caratteristica tipicamente italiana. Con questo tipo di tassazione e di imposizione fiscale la piccola impresa italiana non può che scomparire. Lei quando tornerà a Milano adesso, a Casabruzzo? Guardi, accompagnerà delle aziende? Sicuramente faremo con i miei colleghi appena eletti, Gian Domenico Di Sante, Roberto Di Vincenzo, con lo stesso Lorenzo Santilli, sicuramente ci daremo il cambio per essere presenti e accompagnare, anche perché la presenza istituzionale è assolutamente necessaria. Certo. E le ribadisco, ritorno un attimino a quella piccola questione dell'aereo. Quella sera c'erano 50 giornalisti di tutto il paese. Attenzione, televisioni locali ce n'erano poche, tra il grosso erano tutte televisioni nazionali. Era un dovere, personalmente io l'ho detto al presidente Alfonso, era un obbligo istituzionale esserci. Per cui le polemiche, siamo ricchissimi di polemiche, però con le polemiche, mi perdoni, non si mangia. L'ultima cosa, finiamo da dove abbiamo iniziato. Ce la fa il Pescara ad andare in Serie A, secondo lei, con i playoff? Visto che lei è un appassionato di calcio, guarda, è anche un tifoso. Sta chiedendo a uno che sta tutti i sabati pomeriggio certo, alle 15 a soffrire allo stadio, se il Pescara ce la farà. Io non è che ci spero, io mi auguro che di essere bravi come i nostri cugini, che noi siamo bravi come i nostri cugini di Teramo, che hanno concluso una stagione che credo resterà la storia, gli annali della città di Teramo e del suo territorio. Ma io, Pescara in Serie A e due squadre in B non sarebbe male. Lo so che non sarebbe male. Una cosa è certa però, io sono un tipo, a me piace stare con i piedi per terra. Noi ci dobbiamo provare con tutte le nostre forze, dobbiamo buttare fino all'ultima goccia di sudore. Dopodiché alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati. Ma è chiaro che non è facile, perché non siamo i soli che aspirano, siamo in otto, se non sbaglio. In sei poi. Alla fine saremo in sei, però sa, ci sono realtà importanti come Bologna. Mi sa che rientra il Bologna adesso, perché il secondo posto è andato. Quindi vedremo cosa accadrà, noi siamo tifosi. Ma vede, per tornare all'agricoltura, vede che piccolo e bello, in Serie A sono andati il Carpi e forse andrà il Frosinone. Ma è stupendo, quindi, è stupendo. Piccolo e bello. È stupendo. E invece è andato il Teramo. Grazie a Daniele Becci, Presidente della Camera di Commercio di Pescara. Grazie a voi. Grazie per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.